Perché Leopardi produce l'effetto contrario a quello che si propone. Non crede al progresso e te lo fa desiderare. Non crede alla libertà e te la fa amare. Chiama illusioni l'amore, la gloria, la virtù e te ne accende in petto un desiderio inesausto. E non puoi lasciarlo che non ti senta migliore. E non puoi accostartegli che non cerchi innanzi di raccoglierti e purificarti perché non abbia da arrossire al suo cospetto. È scettico e ti fa credente. E mentre non crede possibile un avvenire men tristo per la patria comune, ti desta in seno un vivo amore per quella e ti infiamma a nobili fatti. A così basso concetto dell'umanità e la sua anima alta, gentile e pura, l'onora e la nobilità. Allora, questo inizio su Giacomo Leopardi ci porta dentro tutta una serie di aspetti, tutta una serie di contraddizioni che abbiamo, ovviamente De Sanctis diciamo, descrive e ci ragiona intorno alla figura di Leopardi. Noi dovremmo oggi ragionare e vedere, ricordarci alla fine se questo che qua dice De Sanctis non sia proprio il percorso che tiene uniti due autori contemporanei. Giacomo Leopardi, 1798-1837, Giuseppe Gioacchino Belli, 1791-1863, coetanei, un Belli del 91, Leopardi del 98. Tutti e due sudditi dello Stato Pontificio, anche se uno romano e l'altro di Recanati, tutti e due perciò vivono questi anni, insomma, no? È successo tutto in questi anni, attraversati proprio dalle contraddizioni a tutti i livelli, quelle politiche, nello scontro fra l'ancien regime, le esigenze del risorgimento, quelle sociali, il confronto durissimo fra l'aristocrazia e la borghesia nascente, sempre la borghesia nascente. Io che mi raccomando sempre di spegnere i cellulari, meraviglioso. Quelli sociali, il confronto durissimo tra l'aristocrazia e la borghesia che appunto stava assumendo il potere, quelli culturali, il confronto che sappiamo durissimo tra classicismo, illuminismo, romanticismo. Ovviamente usiamo queste formule per capire, per sintetizzare delle realtà ovviamente estremamente contraddittorie e molto più articolate. Si conobbero Leopardi e Belli? È una domanda. Allora, a parte che la questione è poco importante in assoluto, in realtà avremmo qualche, diciamo, percorso da seguire. Intanto il paradosso vuole che all'origine la famiglia Belli fosse originaria di Recanati, niente di meno, ma insomma il nonno di Belli si era trasferito a Roma e quindi questo è poco importante. Più importante è che Belli frequentò le Marche, anzi aveva fatto delle Marche una specie di suo luogo dell'anima, dove andava il più possibile, dove diciamo frequentava molti amici, a Fossombrone, a Loreto, a Macerata, a Morrovalle. Soprattutto si ricordi che il punto di riferimento di Belli per una quarantina d'anni, la marchesina Vincenza Roberti, Cencia, da lui chiamata Cencia di Morrovalle, Cencia era, la famiglia Roberti era molto in relazione con casa Leopardi. Se andate all'epistolario di Leopardi, la prima lettera di Leopardi, 6 gennaio 1810, e quindi quando Giacomo aveva 12 anni, Giacomo Leopardi scrive, firmandosi la Befana, era il 6 gennaio del 1810, a Volumnia Roberti. Volumnia Roberti era la zia di Cencia, che era l'amica, l'interlocutrice, un punto di riferimento importante per Belli.
questa lettera famosa del Befana, l'abbiamo voluta leggere, ma poi abbiamo puntato ad altro. In questa lettera del Befana, il giovanissimo Leopardi scrive di che è la Befana, e quindi prega la signora Volumina Roberti di portare ai bambini Leopardi tanti regali, fra cui tanta merda, perché questo era il gioco, no? Era il gioco con cui ovviamente un ragazzino parlava. Nelle altre persone di conoscenza e di amicizie comuni furono Giuseppe Melchiorri, che era figlio di una Leopardi, molto amico di Belli, che era la mamma, era la sorella di Monaldo. Francesco Cassi, altro amico di Belli e cugino di Monaldo. Giulio Verticari, l'editore Filippo De Romanis, che editò le prime opere di Belli. Pietro Giordani, ma soprattutto l'avvocato Raffaele Bertinelli di Fossumbruno, che nel 1933, questo avvocato sarebbe diventato vice rettore alla Sapienza, e in questa, nel 1832, da Firenze, Giacomo scrive a Raffaello Bertinelli. Pregiatissimo signor Bertinelli, Sella ha pronto il ritratto delle 5 copie del noto libro che ella si compiacque di far vendere per mio conto, può consegnarlo al portatore del seguente foglio. Mi comandi, mi saluti gli amici e fra gli altri il signor Belli, e mi creda sempre suo cordialissimo servitore ed amico Giacomo Leopardi. E tra gli altri il signor Belli. Allora, a Roma c'erano molti Belli, tant'è vero che Giuseppe Belli a un certo punto disse: siccome ce ne sono tanti, aggiungo Gioacchino ai miei nomi, e si cominciò a firmare Giuseppe Gioacchino Belli. È un indizio abbastanza forte, vista la reciproca conoscenza fra tutti e tre, ma insomma rimane questo dubbio. Ora, ripeto, ho premesso, è poco importante se i due si siano conosciuti o meno, è probabile che si siano conosciuti. Certamente Belli, mentre Leopardi forse lo cita questa volta, se era lui, il signor Belli non sappiamo se era lui, di fatto Belli non cita mai Leopardi né nel suo epistolario né nelle sue poesie in italiano o in dialetto. Nello Zibaldone dedica una scheda ai canti di Leopardi, una scheda che in prima lettura è un po' deludente, perché le faceva così Belli le schede, erano schede diciamo analitiche, nel senso che era una divisione per argomenti che lui aveva trovato all'interno dei canti, peraltro l'edizione del 31, quella che lui scheda. Non ci deve meravigliare, perché anche il Decamerone, lui lo legge, lo scheda, gli dà un indice per materie, per capirci, ma non ne fa alcun giudizio. In sostanza, allora, se vogliamo essere abbastanza tranquilli in questo primo approccio, i due forse si sono conosciuti, certissimamente hanno camminato percorsi assolutamente indipendenti l'uno dall'altro. Forse questa potrebbe essere una già conclusione, ma la diamo all'inizio per orientarci. Forse la cosa che si può dire lega i due è l'essere completamente fuori dagli schemi dell'epoca, dell'essere due personaggi, due poeti eccezionali. Intendo in questo caso la parola eccezionale non come valutazione per dire bravissimi, ma per dire che rappresentavano un'eccezione rispetto al contesto di quegli anni lì. Peraltro questa eccezionalità è segnata anche dal fatto che obiettivamente eredi, voglio dire, dal punto di vista poetico, di Leopardi e di Belli, sostanzialmente sì, ci sono stati, ma a livello, non hanno fatto scuola, ecco, questo voglio dire, non hanno fatto scuola proprio perché rappresentavano e rappresentano una eccezione. Dunque, tanto più può essere, e bisogna in questa sede, sottolineare se ci sono tangenze, punti di incontro, sintonie, corrispondenze. Partiamo dal contrario, partiamo dalle contrapposizioni.
in prima lettura accostare belli e leopardi sembra la tigna del professore, no? Cioè che per forza deve in qualche maniera collegare i due, e effettivamente le differenze sono talmente evidenti da apparire macroscopiche. Uno usa solo la lingua, l'italiano, e che è italiano, l'altro usa solo il dialetto, e che è dialetto. Se vogliamo, in qualche maniera, li lega un eccezionale purismo linguistico, uno sul piano dialettale, l'altro sul piano della lingua. Uno è il poeta della natura, che canta in tutte le manifestazioni, l'altro la natura non la canta forse mai. È il vero poeta del contemporaneo, è il vero Baudelaire italiano, Giuseppe Giorgino Belli, perché canta una città, e che città, in tutte le sue contraddizioni, in tutte le sue enormi manifestazioni. Uno è un poeta lirico, l'altro è un poeta comico, badate, uso lirico e comico in termini tecnici. Cioè uno usa la lirica, cioè il canto, è non per nulla la raccolta delle poesie di Leopardi, Leopardi stesso la intitola Canti, l'altro è un poeta comico, non perché faccia ridere, l'abbiamo detto due giovedì fa, ma proprio perché è Dante, cioè c'è Dante dentro Belli, e Dante, sappiamo, intitola la sua opera, che non fa per niente ridere, commedia. Dunque il comico leopardiano, belliano, è l'esatto comico della rappresentazione integrale della realtà. Uno è un poeta edito, all'anima si è edito, editissimo, stranoto, straconosciuto, immediatamente se ne fanno questioni, già De Sanctis se lo esaltava, l'altro sappiamo bene è un poeta del tutto inedito, quello è occupato, è un poeta del tutto inedito, già che sappiamo che le prime pubblicazioni saranno 20 anni dopo la morte di Belli stesso. C'è un'altra osservazione, anzi altre due, che voglio sottolineare. Il primo, l'età. Leopardi è un poeta giovane, il giovane favoloso, no? È un poeta giovane, cioè a 21 anni ha scritto L'infinito, una cosa sbalorditiva. È morto povero figlio a 39, insomma. Belli a 39 comincia. Belli inizia, è un poeta adulto, lo dicevamo la volta scorsa, come Dante, anche lui comincia a 40 anni a scrivere la commedia. Ecco, ci troviamo di fronte a questa cosa che è banale, ma mica tanto, perché è proprio un atteggiamento diverso nei confronti della vita. Ultimo, e grande e forse insuperabile differenza, il protagonista della poesia di Leopardi è Giacomo Leopardi, dice sempre io. Il protagonista della poesia di Belli non è mai Giuseppe Gioacchino Belli, anche nei sonetti detti in prima persona è qualcuno che parla. Ora però, e anche qua ribaltiamo, ma è vero che Leopardi parla solo di se stesso, o parlando di se stesso parla dell'essere umano in quanto tale, del pastore in quanto tale, cioè dell'uomo che sta alla ricerca e si pone le domande che fai tu luna in cielo? Ma è vero che Belli fa parlare i suoi popolani e lui non parla mai? Lo sappiamo, a Roma soltanto con la maschera sul grugno, almeno se vuol dire la verità. Per dire la verità, Belli si maschera linguisticamente e strutturalmente come popolano per arrivare a dire la verità. Dunque, diciamo, la differenza che è evidentissima sul locutore, chi parla nelle poesie dei due, in realtà poi è una differenza che dobbiamo in qualche maniera sfumare. Tutto ciò detto, entriamo nel discorso. Queste sono, e non ce le dimentichiamo, le contrapposizioni. Adesso vediamo le affinità, i punti che collegano i due personaggi. Allora, anche qua, un po' per capire, insomma, un po' didascalicamente, ma insomma, così almeno capiamo qual è la tesi del discorso, diciamo, ci sono delle affinità esterne. Cominciamo il giudizio sulla cultura romana.
Giacomo Leopardi, lettera a Monaldo Leopardi, Roma, 9 dicembre 1822. Quanto ai letterati dei quali ella mi domanda, io ne ho veramente conosciuti pochi e questi pochi mi hanno tolto la voglia di conoscerne altri. Tutti pretendono di arrivare all'immortalità in carrozza come i cattivi cristiani al paradiso. Secondo loro il sommo della sapienza umana, anzi la sola e vera scienza dell'uomo, è l'antiquaria. Non ho ancora potuto conoscere un letterato romano che intenda sotto il nome di letteratura altro che l'archeologia. Filosofia, morale, politica, scienza del cuore umano, eloquenza, poesia, filologia, tutto ciò è straniero in Roma. E pare un gioco da fanciulli, a paragone di trovare se quel pezzo di rame o di sasso appartenne a Marco Antonio o a Marco Agrippa. La poesia per Leopardi è filosofia, morale, politica, scienza del cuore umano, eloquenza, poesia, filologia. Ma proprio fa un salto rispetto all'epoca enorme. Lettera successiva, una settimana dopo, sempre, non più al padre, a Monaldo, ma a Carlo, sempre sulla cultura romana. Della letteratura non so che mi vi dire, orrori e poi orrori. I più santi nomi profanati, le più insigne sciocchezze levate dal cielo, i migliori spiriti di questo secolo calpestati come inferiori al minimo letterato di Roma, la filosofia disprezzata come studio da fanciulli, il genio e l'immaginazione, il sentimento, nomi. Non dico cose, ma nomi, incogniti e forestieri ai poeti e alle poetesse di professione. L'antiquaria messa da tutti in cima del sapere umano e considerata costantemente e universalmente come l'unico vero studio dell'uomo. Non vi dico esagerazioni. Francesco Cancellieri, abate, erudito, poeta, storico, bibliotecario, bibliografo, che ha scritto un'enormità di opere, di storia, di liturgia, di agiografia. Lo conoscono sia Belli che Leopardi. Sentite le opinioni dei due. Leopardi è un coglione. Un fiume di cialde, il più noioso e disperante uomo della terra. Parla di cose assurdamente frivole col maggior interesse, di cose somme con la maggior freddezza possibile. Cancellieri, sempre Leopardi, Cancellieri è insopportabile per le estreme lodi che con la maggiore indifferenza del mondo dice in faccia a chiunque lo va a trovare. Ed è famoso per questa brutta proprietà che rende la sua conversazione affatto insignificante, non potendoseli mai credere. Belli, nota al sonetto L'anima del cursoretto apostolico. Il chiarissimo Francesco Cancellieri, il quale cominciava a parlarvi di Ravanelli e poi di Ravanello in carota e di carota in melanzana, finiva con l'incendio di Troia. Insomma, un coglione, insomma, ecco, diciamo, Leopardi parlando al fratello, sia chiaro, perché al papà invece è insopportabile, ecco, ovviamente. E Belli che pensava dei letterati e degli poeti dei suoi tempi? Ecco qui il sonetto scritto il 21 aprile del 34, La compagnia dei Santi Petti. È un dialogo, perché c'è qualcuno che sente all'osteria un gran chiasso e chiede all'host, che si chiama Mattia, che sta succedendo. È un sonetto a due voci. Mattia, che bestie c'è nell'osteria che si sentono urlà come di cani? C'ho l'arcadi che argologhi romani, che un po' piagnano e un po' fanno allegria. E che vuol dire arzigogoli, Mattia? Vuol dire gente che sa, buoni cristiani, che sull'arco dell'arco dei pantani decevano stampare una libreria. Ma qui che ci sta a fa' tutta sta soma di cacardi con tanto che gli dichi? Fa una magnata perché è nata a Roma. Ah, ho capito, sono i Santi Petti che tra loro si grattano e gli antichi li suffragano a furia dei fiaschetti.
I letterati romani sono arcadichi, ergolighi, arzigolighi, cacardichi. Alla fine il discorso è chiarissimo. Gli arcadi, professor Ragni, dove stai? Io sono arcade, siamo cacardichi. Quindi questa cosa, il giudizio di Belli è chiarissimo. E sappiamo che negli anni in cui Belli si mette a scrivere i sonetti, si dimette dalla Tiberina, non partecipa ai lavori dell'Arcadia proprio perché sta dentro il salotto di casa sua, davanti alla scrivania di casa sua, e scrive i sonetti come impegno totale e che gli annulla tutti gli altri interessi e le altre collaborazioni e frequentazioni. I letterati romani si erano che poi magnavano perché è nata Roma, anche questa è una cosa che si faceva allora, adesso non si fa più, si erano chiamati da se stessi Santi Petti, che è il nome che Catone dà, figuriamoci, i santi che stanno, gli intellettuali che stanno salendo verso il paradiso, l'aveva dato questo signor, questo intellettuale Girolamo Amati. Su questo Girolamo Amati Belli scrive il 26 ottobre del 36 in una lettera all'attrice Amalia Bettini la seguente lettera. Amabilissima mia signora Amalia, i nostri discorsi, così come suole accadere conversando, che di uno in altro proposito principiasi talvolta da un paio di occhiali e si finisce con l'incendio di Troia, ci condussero negli scorsi giorni a parlare di quella romana generazione di letterati, i quali fra sé ristretti e schivi di tutt'altri e tutt'altro che non sia loro e il loro, regalansi scambievolmente il modesto titolo di Santo Petto, e ciò per la santità del loro amore verso le lettere del Trecento, beate quelle, beato questo per omnia secula seculorum. Ricorderà, gentil signora, come io le narrassi essere uno di costoro venuto a morte nel 1834 e aver commossa la mia povera musa novecentista a piangerne l'amarissima perdita. L'illustre defunto ebbe nome Girolamo Amati di Savignano. Fu veramente buon grecista, buon latinista, buon scrittore italiano. Molto seppe e moltissimo presunse. Con pochi usava, degli altri ne rispondeva pure al saluto. Sordido e senza camicia sotto i panni, di volto satiro e così di parole, e tuttavia nei suoi scritti, per umana contraddizione, non raro adulatore dei potenti. Stridulo poi nella voce come cornacchia, e ruvido nel corpo nei modi quanto il rovescio di una impagliatura di sedia. A quella corrugata fronte degnissima di un posto nella commedia dei Rusteghi, profondevano i di lui confratelli il nome solenne di fronte omerica, in grazia forse del cervello che ricopriva. Se per da ridere, signora Amalia, rida con me. Se poi, anziché di riso, provi ella senso di nausea, laceri questi fogli e si rallegri con la dimenticanza e dei santi petti e del loro encomiatore. La sua musa novecentista, lui il dubbio che avesse intuizioni che la sua musa anticipava i tempi, non è così, lui si firmava 996, no? GGB minuscolo sono 996 e quindi ecco perché la sua musa la chiama novecentista. A proposito delle maschere, 996, da 996 deve arrivare GGB e poi da Giuseppe Gioacchino Belli. Una volta si firma manca 4 a 1000, allora lì devi fare manca 4 a 1000, 996, GGB, Giuseppe Gialla, faccia delle maschere, voglio dire, insomma, no, proprio questa necessità di... Nel sonetto che sentiamo adesso, o Farsacappa o Gazzoli o Dandini, chi parla è un serbo di una delle case dei cardinali e si rivolge agli altri servi perché pure loro stanno sentendo questo chiasso, perché stanno tutti mangiando, questi intellettualoni stanno mangiando perché è nata Roma sempre il 21 aprile e c'erano qua tutti i cardinali tutti contenti che era nata Roma. Chissà perché i cardinali erano contenti perché era nata Roma, non solo, ma durante questi pranzi, come è noto, dicevano sonetti in italiano, in latino, eccetera eccetera. Il serbo capisce poco e sentite come si, rivolgendosi agli altri serbi dei cardinali, Farsacappa, Dandini eccetera, sentite che dice:
Oh, Forza K! Oh, Gazzoli! Oh, Dandini! Vedessimo i nostri cardinali come stavano attenti con l'occhiali a guardare l'improvviso a disabiti. E quando inciafrugliorno certi tali quei loro ingergacci dei latini, li vedevi a da sotto con l'inchini per non farsi conoscere festivali? E quando quel poveta scarzacane strillava «Evviva Roma!» come allora s'ammazzavano a sbattergli le mani. Per loro, infatti, benedetta l'ora che è nata Roma a regalargli un pane arrubato a chi pede, a chi lavora. Questa è la situazione di Roma. Vediamo, allora, continua questo ping pong. Lettera a Paolina Leopardi di Giacomo, 3 dicembre del 22, il suo primo soggiorno romano. Assicuratevi che la frivolezza di queste bestie, i romani, passa i limiti del credibile. Se io vi volessi raccontare tutti i propositi ridicoli che servono di materia ai loro discorsi e che sono i loro favoriti, non mi basterebbe un infoglio. Questa mattina, per dirvene una sola, ho sentito discorrere gravemente e lungamente sopra la buona voce di un prelato che cantò messa avanti ieri sopra la dignità del suo portamento nel fare questa funzione. Gli domandavano come aveva fatto ad acquistare queste belle prerogative, se nel principio della messa si era trovato niente imbarazzato e cose simili. Il prelato rispondeva che aveva imparato col lungo assistere alle cappelle, che questo esercizio gli era stato molto utile e che quella è una scuola necessaria ai loro pari e che non si era per niente imbarazzato e mille cose spiritosissime. Ho poi saputo che parecchi cardinali e altri personaggi si erano rallegrati con lui per il felice esito di quella messa cantata. Fate conto che tutti i propositi dei discorsi romani sono di questo gusto e io non esagero nulla. Pochi giorni dopo, a Carlo, un pochino più libero, dice cosa gli aveva raccontato quel cancellieri che abbiamo conosciuto prima. Cancellieri mi diverte qualche volta con alcuni racconti spirituali, verbi grazia che il cardinal Balvasia, da buona memoria, metteva le mani in petto alle dame della sua conversazione, ed era un devoto di prima sfera, e mandava all'inquisizione i mariti e i figli di quelle che le resistevano. Cose simili del cardinal Brancadoro, simili di tutti i cardinali che sono le più schifose persone della terra, simili di tutti i prelati, nessuno dei quali fa fortuna se non per mezzo delle donne. Il santo Papa Pio VII deve il cardinalato e il papato a una civetta di Roma. Dopo essere andato in estasi, si diverte presentemente a discorrere degli amori e lascivi dei suoi cardinali e dei suoi prelati e ci ride e dice loro delle galanterie in questo proposito. Ebbene, allora, un altro viaggio del Papa, quattro sonetti dedicati a un viaggio che aveva fatto a Fiumicino, a un certo punto si era fermato all'Archiospedale di Santo Spirito a Roma, circa a metà strada fra Roma e Civitavecchia. Sentite cosa accade in questo viaggio del Papa. Curre la nuova per Piazza Navona. Ah, scusate, Cacona. Non aveva digerito, quindi indigestione, Cacona indigestione. Curre la nuova per Piazza Navona che erpava per viaggiacco più decoro nel rifresco che fece a Palidoro se viò una santissima Cacona. E alla faccia de mezzo concistoro, rigomitando per un'oretta buona, si impiastrò tutta la sagra persona fino alle scarpe con la croce d'oro. E la morte, sbruffata dagli schizzi venuti dallo stomaco sovrano, li viò come tanti benefici. Chissà, nel galateo del cortigiano, er male er bene, le virtù e i vizi non saranno spiegati in italiano. Nota in italiano di Belli, anche il buffone santissimo Monsignor Soglia, segretario dei Vescovi Irregolari, si ubriacò sino agli occhi. Questi e il Papa si abbracciarono in un impeto di entusiasmo divino,
e così stretti l'uno tra le braccia dell'altro andavano ruttando, vomitando e gridando: Monsignor Soglia mio, che bella giornata! Santo Padre mio, che consolazione! La corte intanto li osservava con devoto raccoglimento. Questo è il quadro della corte romana, questo è il quadro del potere romano, questo è il quadro del Papa, del papato. E i prelati e i cardinali, e questo è un sonetto che è per Stefano Messina, uno dei suoi cavalli di battaglia. Pie de gusto, guarda uno a uno tutti gli cardinali e gli prelati e vederai che dei romani nati ce ne so pochi, non ce n'è nessuno. Non si sente che Napoli, Belluno, Fermo, Fiorenza, Genova, Frascati e qualunque città li più affamati li manna a Roma a coglionare digiuno. Ma sarebbe poco male lo sfamarli. E il peggio è che dei tanti che ci trottino, li somari sono più dei cavalli. E Roma, in dove vengono ad affondo, e rinneghene Dio, rubbene e fottono, è la stalla e la chiavica del mondo. E allora, tanto per gradire, ecco un altro terribile sonetto di Belli su questa realtà, la cassa del lotto. Del lotto, del gioco del lotto. Sotto dell'antripavi e rimanente che avanzava sta lupa dell'impresa, lo faceva servire la Santa Chiesa per l'emosine a noi, povera gente. Ma a giorni nostri un papa più cremente, dicendo che alla camera gli è pesa d'avetta seguita tutta sta spesa, serra le porte e non vota più niente. Ecco la carità di sto governo, eccola la giustizia che si insegna da sti diavoli esciti dall'inferno. Tutto se scola sta pagliola indegna, tutto qua se precipita in eterno nel pozzo della gola e della fregna. È terribile Belli, è di una potenza disperato, è assolutamente disperato. 10 gennaio 1834, questa è la carità di questo governo. E ancora l'opinione che Giacomo Leopardi ha dei romani da varie lettere a Carlo, al padre e di nuovo a Carlo. Le donne romane alte e basse fanno propriamente stomaco, gli uomini fanno rabbia e misericordia. Ho trovato in Roma assai maggiore sciocchezza, insulsaggine e nullità e meno malvagità di quelle che mi aspettassi. Roma è una di quelle città fatte per i monarchi o per uomini tali che possano smisuratamente soverchiare la massima parte del genere umano in qualche loro pregio, per lo più di fortuna, come ricchezza immensa, dignità vicina a quella di un principe o cose simili. Questo giudizio di Leopardi è del tutto confermato da Belli. Due sonetti tremendi. L'istoria romana. Che bella abilità! Che bella gloria di sapere citare sta filastroccola. Quanto faresti meglio essere una zoccola e non venirci a fare tanta bardoria. Che me ne bene un cazzo dell'istoria. A me mi piace di vivere alla broccola, senza stamma in tontilla cirignoccola e impicciarmi i figli alla memoria. E ho da fare il teonico, il profeta, ho da incidere le statue, i quadri, molto mette la mitria, la pianeta. Basta sapere che ogni donna è puttana e l'uomini una manica dei ladri, ecco imparata l'istoria romana. Il ventre di vacca.
Una setta dei garganti che rameggia e fa tutto per forza e con gli stilli. Un papa maganzese che stangheggia promettendoci tordi e ce da grilli. Un'armata dei todeschi che traccheggia e ce va un occhio a carzalli e vestilli. Un diluvio de frati che scorreggia e intontisce il signore con gli strilli. Predi cocciuti più da tartarughe, edittoni da faccia un focheraccio, spropositi più grossi che filughe, liquadrini serrati a catenaccio, furti, castelli in aria e fanfaluche, e che per Roma una commedia a braccio. L'opinione qui di Belli e di Leopardi è assolutamente identica. La storia romana contemporanea è lo spettacolo che da Roma nel suo potere, nelle sue manifestazioni, è questa commedia a braccio, cioè commedia che continuamente sembra cambiare, ma è sempre questa. E poi adesso, insomma, c'è da affrontare una questione, insomma, che pure un suo valore ce l'ha. La questione è: le donne romane la danno o no? Questo bisognerebbe saperlo. E Leopardi a Carlo, ci mancherebbe pure, non certo al padre, il 6 dicembre del 22 scrive: lasciando da parte lo spirito e la letteratura, di cui vi parlerò altra volta, avendo già conosciuto non pochi letterati di Roma, mi restringerò solamente alle donne e alla fortuna che voi forse credete che sia facile di far con esse nelle città grandi. Assicuro che è propriamente tutto il contrario. Al passeggio, in chiesa, andando per le strade, non trovate una befana che vi guardi. Io ho fatto e fo molti giri per Roma in compagnia di giovani molto belli e ben vestiti. Sono passato spesse volte con loro vicinissimo a donne giovani, le quali non hanno mai alzato gli occhi, e si vedeva manifestamente che ciò non era per modestia, ma per pienissima e abituale indifferenza e noncuranza. E tutte le donne che qui si incontrano sono così. Trattando, è così difficile fermare una donna in Roma come a Recanati, anzi, molto più a cagione dell'eccessiva frivolezza e dissipatezza di queste bestie femminine che, oltre di ciò, non ispirano un interesse al mondo. Sono piene di ipocrisia, non amano altro che girare e divertirsi non si sa come, non la danno, credetemi, se non con quelle infinite difficoltà che si provano negli altri paesi. Il tutto si riduce alle donne pubbliche, le quali trovo ora che sono molto più circospette di una volta e in ogni modo sono così pericolose, come sapete. Primo, Consigliali dubbiosi, nota di Belli, la prima opera di misericordia spirituale. Vien Ninetta e mi dice: è qualche giorno che il figlio della sora Anastasia mi fa regali e quando me ho sta al forno m'entra in casa a pregare che gliela dia. Da una parte con mare io non vorria dirgli di sì per non far me o sto corno, da un'altra parte poi con mare mia come dirgli di no si me li è intorno. Di che faresti tu negli miei panni? Per me gliela darebbe. Io gli rispose, senza lasciarmi tormentare mill'anni. Lei allora andò a casa e gliela diede. E da quel giorno in poi vanno le cose che l'assaggia chiunque gliela chiede. Ora qui erano due donne che parlavano. Invece in questo sonetto parla un uomo, il sonetto si intitola Il contratempo, ma poi alla fine tanto contratempo non è stato, che questo parla e racconta un proprio episodio e dice che stava giocando a gattacieca col zizì a casa della sgrinchia di Ciociò, un soprannome.
Gatta cieca, qualsiasi si giocava così, tutti si sedevano l'uno sulle ginocchia dell'altro, sul sedie, e poi una persona, quello che si accecava, gli si sedeva sopra, e chi gli si sedeva gli faceva zizi. E lui soltanto da zizi avrebbe dovuto capire chi era, se indovinava si accecava la persona che era stata scoperta, e così continuava il giro. Ecco qui Erbene incominciò con la pugnata di Chicchirichì. Facemmo a gatta cieca col zizì a casa della sgrinfia dei ciociò. Toccava il giro a lei, mi s'appoggiò con quel tipo di culo, siete qui. Non serve altro. De sbarzo si svegliò mi fratelluccio che stava a dormire. Sentendo quel lavoro sotto a sé, lei si intese la carne a friccicare e alzò la testa per fare un po' cece. Io mi diedi a capire che ero io là. Allora, a quel che ha confessato a me, lei fece in cuore, gliela voglio dare. E però, in belli ci sono anche le romane, insomma, molto, che non, insomma, non la dà, insomma, ecco, diciamo, la bellona di Trastevere, questo è un detto celeberrimo, no? Il povero pescatore a ponte, ce lo immaginiamo con la grande, no, rete che sta pescando, sentite, che fa una tenerezza quest'uomo. Si accacca, lei non gli si può di niente, né manco che bell'occhio avete in fronte. È superbiosa come un accidente, più che si fussi di cristal de monte. Gran brutto fa con lei da protennente, lei non vò per marito altro che un conte. Pensa mo tu che può sperare un minente che sta a pescare con la bilancia a ponte. Oh, per bellezza poi, proprio charmante, e poi non aspetta lei d'asse del vinte, quasi staria per dì l'anime sante. Che non è come ste facce dipinte de signore de Grinza, che sai quante portano curte stracce e zinne finte. Allora, ovviamente era una piccola pausa all'interno di un discorso che riguarda gli intrecci possibili fra questi due poeti. Allora, la affinità importante, il giudizio durissimo, assolutamente negativo contro la Roma di quegli anni, contro la cultura della Roma di quegli anni, contro la corruzione del potere, contro la vergogna di questo potere che appunto smentisce, tradisce quella che dovrebbe essere la sua vera missione. L'altro punto che davvero avvicina questi due tipi di poesia è proprio il loro costante atteggiamento nei confronti del mondo circostante. C'è sempre un filtro. Il Leopardi è la finestra, lui vede questo mondo che gli sta intorno, che gli sta sotto. In Belli è la maschera sul grugno, un altro elemento che distanzia il poeta dal mondo che intorno sta. E l'impegno a rappresentare nelle loro scritture, Leopardi in una misura brevissima, del tutto novecentesca, i canti Leopardi sono 40 poesie, 41 poesie, Belli 2279 sonetti, ma in tutti e due c'è questo intento fortissimo che la scrittura deve servire a rappresentare integralmente la vita in tutte le sue contraddizioni. Perché una cosa l'uomo deve fare e il poeta deve fare, il poeta in quanto uomo, non tradire mai la verità. Qua c'è una lettera celebre di Leopardi il 24 maggio del 32, si diceva che lui si era detto, sapete che c'era una polemica fortissima contro Leopardi, è brutto, è gobbo, è certo che è pessimista, è certo che dice che il mondo è brutto, è certo che dice che le donne non la danno, è brutto. Ecco, non è così, dice lui, e sentirete che,
che senso, che forza in questa lettera al suo amico Luigi de Sinner, che era un grande intellettuale europeo, che invece aveva scoperto la grande forza di Leopardi, e scrive queste parole. Quali che siano le mie disgrazie, che si è giudicato opportuno mettere in piazza e che forse sono state un po' esagerate su questo giornale, io ho avuto coraggio sufficiente per non cercare di diminuirne il peso, né attraverso frivole speranze di una pretesa felicità futura, né attraverso una vile rassegnazione. I miei sentimenti nei confronti del destino sono stati e sono sempre quelli che ho espressi nel bruto minore. È stato proprio in seguito a questo coraggio che, portato in base alle mie ricerche ad una filosofia disperante, io non ho esitato ad abbracciarla interamente. D'altra parte, invece, è stato per effetto della vigliaccheria degli uomini, che hanno bisogno di essere convinti del pregio dell'esistenza, che si sono volute considerare le mie opinioni filosofiche come il risultato delle mie sofferenze particolari e che ci si ostina ad attribuire alle mie situazioni materiali ciò che deve essere attribuito solo al mio intelletto. Prima di morire, mi accingo a protestare contro questa invenzione della debolezza e della volgarità e a pregare i miei lettori di sforzarsi di distruggere le mie osservazioni e i miei ragionamenti piuttosto che di accusare le mie malattie. Strabiliante, straordinario, un ragazzino di 34 anni, sia chiaro, perché le sofferenze che aveva, lo sappiamo bene, erano autentiche, non erano sciocchezze. Non ha alcuna illusione, non vuole avere frivole speranze di una pretesa felicità futura, ma neanche una vile rassegnazione. La verità va detta, questo è nel cuore della poesia di Leopardi ed è nel cuore della poesia di Belli, che dice la verità 2279 volte. Adesso leggiamo un sonetto, i primi otto versi non sono da ridere, sono da scompisciarsi dalle risate, perché il paragone è non te l'aspetti proprio, ma ragioniamo sul vero concetto. La poesia si intitola La verità con la V maiuscola, guardate, io sono la via, la verità e la vita, la verità è una, dice Belli in un altro sonetto. Cos'è la verità? La verità è come la cagarella, che quando devi è limpido e te scappa, hai tempo, figlia, di serrare la chiappa e storci del tremà per ritenerla. E a così si la bocca non s'attappa, la santa verità sbrodolarella, t'esce fuori da sé dalle budella, fossi tu pure un frate della trappa. Perché sta zitti o di una miffa, ogni qualvolta sono le cose vere? No, a tempo e a luogo da griffa, s'aggriffa le bocche nostre e Dio le vo' sincere, e l'uomini gli mettono la biffa? No, sempre verità, sempre il dovere. Beh, inizio non voglio, sfacciato, grottesco, no? La verità quando devi uscire esce in una maniera irresistibile, ma poi il discorso diventa serissimo. Perché sta zitti? Non si deve tacere. Perché se deve di una miffa, una bugia? Ogni qualvolta sono le cose vere. Le cose vere vanno dette per colmo e solo, perché a tempo e loco da griffare, il gioco delle bocce, di accostare, s'aggriffa, s'accosta, cioè si deve dire, si deve arrivare alla verità. E è proprio Dio che le nostre bocche le vuole sincere e l'uomini vogliono mettergli la biffa, cioè la benda per tacere. No, 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 sempre verità, sempre il dovere. Ecco, sempre verità, sempre il dovere, costi quel che costi. E la verità e il dovere
del ricercare la verità porta sia Giacomo che Giuseppe e Gioacchino Belli alle medesime conclusioni. Una visione del mondo assolutamente disperata, una visione del mondo in perfetta solitudine, in perfetta, vorrei dire, isolamento rispetto al mondo, una riflessione continua sul tema della morte. Li abbiamo letti 2 settimane fa, La vita dell'uomo, quel percorso dell'esistenza, quella serie di tragedie che via la morte e finisce con l'inferno, dunque che si protrae nell'aldilà, il caffettiere fisiologo, questo percorso insensato che casca tutti nella gora della morte, che poi magari la morte finisse lì, poi c'è la coda, la morte con la coda, l'aldilà, quel sempre, quel mai che ti sgomenta, che ti schianta, che ti distrugge. Questa visione del mondo Giacomo Leopardi la sintetizza in questo meraviglioso, strabiliante canto. Canto notturno di un pastore errante dell'Asia. Che fai, luna in cielo? Dimmi, che fai? Silenziosa luna, sorgi la sera e vai contemplando i deserti, indi ti posi. Ancor non sei tu paga di riandare i sempiterni calli, ancor non prendi a schivo, ancor sei vaga di mirar queste valli. Somiglia alla tua vita, la vita del pastore. Sorge in sul primo albore, muove la greggia oltre per il campo e vede greggi, fontane ed erbe. Poi stanco si riposa in sulla sera, altro mai non ispera. Dimmi, o luna, a che vale al pastor la sua vita, la vostra vita a voi? Dimmi, ove tende questo vagar mio breve, il tuo corso immortale. Vecchierel bianco, infermo, mezzo vestito e scalzo, con gravissimo fascio in su le spalle, per montagna e per valle, per sassi acuti ed altarena e fratte, al vento, alla tempesta, e quando avvampa l'ora e quando poi gela, corre via, corre, anela, varca torrenti e stagni, cade, risorge e più s'affretta, senza posa o ristoro, lacero, sanguinoso, infin ch'arriva colà dove la via e dove il tanto affaticar fu volto, abisso orrido, immenso, ovei precipitando il tutto oblia. Vergine luna, tale è la vita mortale. Nasce l'uomo a fatica ed è rischio di morte il nascimento. Prova pena e tormento per prima cosa e in sul principio stesso la madre e il genitore il prende a consolar dell'esser nato. Poiché crescendo viene, l'uno e l'altro il sostiene, via pur sempre, con atti e con parole, studiasi fargli core e consolarlo dell'umano stato. Altro ufficio più grato non si fa da parenti alla lor prole. Ma perché dare al sole? Perché reggere in vita chi poi di quella consolar convenga? Se la vita è sventura, perché da noi si dura? Intatta luna, tale è lo stato mortale. Ma tu mortal non sei, e forse del mio dir poco ti cale. Pur tu, solinga, eterna peregrina che sì pensosa sei, tu forse intendi questo viver terreno, il patir nostro, il sospirar, che sia questo morir, questo supremo scolorare del sembiante, perir dalla terra e venir meno ad ogni usata amante compagnia e
tu certo comprendi il perché delle cose, vedi il frutto del mattino, della sera, del tacito infinito andar del tempo. Tu sai, tu certo, a qual suo dolce amore rida la primavera, a chi giovi l'ardore e che procacci il verno coi suoi ghiacci. Mille cose sei tu, mille discopri che son celate al semplice pastore. Spesso quando io ti miro, star così muta in sul deserto piano che in suo giro lontano al ciel confina, ovver con la mia greggia seguirmi viaggiando a mano e quando miro in cielo arder le stelle, dico fra me pensando a che tante facelle. Che fa l'aria infinita e quel profondo infinito sereni? Che vuol dire questa solitudine immensa? Ed io che sono? Così nego ragiono e della stanza smisurata e superba e dell'innumerabile famiglia. Poi di tanto adoprar, di tanti modi, d'ogni celeste e ogni terrena cosa, girando senza posa per tornar sempre là donde son mosse, uso alcun frutto indovinar non so, ma tu per certo, giovinetta immortale, conosci il tutto. Questo io conosco e sento, che degli eterni giri, che dell'esser mio frale, qualche bene o contento avrà forse altri, a me la vita è male. Oh greggia mia che posi, oh te beata, che la miseria tua, credo, non sai quanta invidia ti porto. Non so perché d'affanno quasi libera vai, con ogni stento, ogni danno, ogni estremo timor subito scordi, ma più perché giammai tedio non provi. Quando tu siedi all'ombra, sopra l'erba, tu sei quieta, contenta, e gran parte dell'anno senza noia consumi in quello stato, ed io pur seggo sopra l'erbe all'ombra, e un fastidio mi ingombra la mente, ed uno spron quasi mi punge, sicché sedendo più che mai sollunge da trovar pace o loco, e pur nulla non bramo e non ho fino a qui cagion di pianto. Quel che tu goda o quanto non so già dire, ma fortunata sei. E io godo ancora poco, o greggia mia, detti ciò sol mi lagno. Se tu parlar sapessi, io chiederei, dimmi, perché giacendo a bell'agio, ozioso, s'appaga ogni animale? Me, se io giaccio in riposo, il tedio assale. Forse, se avessi io l'ave, da volar sulle nubi e noverar le stelle ad una, o come il tuono errar di gioco in gioco, più felice sarei, dolce mia greggia, più felice sarei, candida luna. O forse erra dal vero, mirando all'altrui sorte il mio pensiero. Forse in qual forma, in quale stato che sia, dentro covile o cuna, è funesto a chi nasce il di Natale. E questo forse, che forse dà una soluzione, un'ipotesi, segna, finisce, chiude questo percorso leopardiano, questa visione del mondo disperata, pessimista, insomma gli aggettivi, i sostantivi sono quelli che sono, ma insomma questa visione così severamente, lucidamente identificata di questa insensatezza del vivere, di questa inutilità del vivere. Torn-
andare verso belli, capite, è molto difficile. Intanto qui stiamo su poesie estremamente complesse, anche di lunghezza. Belli è un autore novecentista, abbiamo detto, no? 14 versi, in 14 versi, il tutto è una sintesi estrema. E guardare le stelle significa per il pastore la acquisizione e la consapevolezza del male del vivere, che riguarda il pastore ma riguarda tutti gli esseri umani. È funesto, a me la vita è male, dice alla fine della prima parte, a me come fosse un fatto individuale, alla fine dice è funesto a chi nasce il Dì Natale. Dunque il Dì Natale è funesto a chiunque nasce, riguarda l'esistere, non l'esistente, riguarda l'esistenza. E anche Belli in un sonetto guarda il cielo, anche in Belli c'è uno stroligo, un astrologo, che mentre tutto il mondo guarda in basso, lui guarda in alto. Va in una strada in dove ci si fa qualche gran scavo in della terra, e tu vedrai che nessuno sa passare se non sa faccia e se non guarda giù. Che consiste sta gran curiosità? Non è la terra giù come che su? Cosa spera la gente in quel guardà che se scopri il burro del Belzebù? Ma questo è il peggio che io non so capì, che sebbene non c'è un cazzo da vedere, invetriscono l'occhio e stanno lì. Il mondo dunque è più coglion de me, che me ne sto su sta loggetta, e qui guardo in cielo le stelle e quel che c'è. Questa è la prima poesia che Stefano Messina ha voluto nello spettacolo che facemmo, La maschera sul grugno. Ha detto: o c'è questa poesia o non faccio lo spettacolo, perché è la sua poesia. Qui ci sono due cose che voglio sottolinearvi: il mondo è coglione, no? Perché guarda giù, maledizione, ma guardare giù, che ci vuole guardare giù? È ovvio che guardiamo giù, tutti guardiamo giù. Dunque chi non è coglione deve guardare su. E che c'è su? Quel che c'è. Guarda in cielo le stelle, quel che c'è. Cioè esattamente questa grandezza dello sguardo. Tutto quel che c'è devo guardare. Un'altra parola interessante, un po' metatestuale qua dentro, c'è la curiosità. La curiosità. C'è un sonetto di Belli che si intitola La curiosità, in cui sostanzialmente lui dice che sono usciti dei sonetti, tutti vogliono sapere chi l'ha scritti, e la curiosità è presto risolta. Vadano a vedere il frontespizio. Nel frontespizio il titolo era Il 996. Dunque assume lui, attraverso tutte le maschere che non possono non starci, perché tutti, Pirandello ce l'ha detto, viviamo ammascherati, perché solo con la maschera sul grugno si può dire la verità. Allora, se vogliamo sapere, se abbiamo la curiosità di sapere chi è, basta semplicemente andare a guardare il frontespizio. Ora, il punto di incontro qua è nettissimo. Medesima visione del mondo disperata, disperata, senza speranza. E ci torneremo. La disperazione di Belli, che è cattolico, e arriviamo a un discorso enorme, è che forse è stato Dio stesso che l'ha voluta questa follia, la famosa creazione del bonno, la famosa creazione del bonno che Dio crea e proibisce. E dunque appena che ammagnale beviduti, lo leggemmo la volta scorsa, e quando dice i due generi umani, Gesù Cristo, quando morse in croce, ebbe la bontà sua fra tanti strazi, de sparge per quelli il sangue, i signori, e per noi altri il siere. Dunque la vita è così, a prescindere dalla volontà dell'individuo, nulla cambia la prospettiva e la logica del mondo.
un punto, l'ho accennato, distingue nettamente i due, l'ateismo. Questo va detto. Leopardi arriva all'ateismo, Belli lo sfiora l'ateismo. Ricordate quel sonetto strabiliante di questo Dio che sta in cielo a butta giù crocette? Ricordate quel sonetto in cui lo scolo 34, no? Dio lassù in paradiso, altri gatti da pelà che pensa a noi, è un Dio misterioso, lontano, ahimè presente, forse assente, madonna mia, ci avrebbe risolto i problemi. No, c'è, non si arriva al Dio negativo, non si arriva a un Dio cattivo, ma stiamo davvero ai confini. Leopardi, lo sappiamo, l'ha detto nella lettera, ho abbracciato delle posizioni radicalmente laiche e atee, non perché stavo male, non perché ero brutto, non perché ero gobbo, ma perché la mia cultura mi ha portato a quelle posizioni. Ecco, la conclusione è questa qua, e c'è un punto fondamentale che unisce Belli e Leopardi. Ma insomma, se questa è la vita, ma non è meglio, lo dice nel canto notturno, non far nascere, ma non è meglio eliminarsi dal mondo, il suicidio, che peraltro era una gran moda negli anni di Belli, di Leopardi, di Iago Cortis, eccetera, eccetera. Belli risponde, la nascita. Sora Giovanna mia, a sto monnaccio è stato un gran cardeo che ci è venuto. Non era meglio deviare un marraccio e t'accoppasse col divino aiuto? Sulla porta del monno ci sta spaccio dei guainelle all'ingrosso e a minuto, dei malanni passati per setaccio, de gioie appiccicate con lo sputo. Da ragazzi la frusta ci sfragella, da giovani l'invidia della gente e da vecchi un tantin de cagarella. Basta, già che ci semo allegramente e non ci famo dalla coglionella cordon del fiotto che non giova niente. Già che ci siamo allegramente, attenzione alle parole, che se l'allegria, questo è l'allegria di Ungaretti, l'allegria della disperazione, l'allegria del naufrago, è l'allegria dell'esserci, dell'accettare la vita così com'è, la frusta, l'invidia, la cacarella, i tre fasi della vita. Questo è spaccio dei guai all'ingrosso al minuto, malanni passati per sedaccio, gioie appiccicate con lo sputo che cascano subito. Questa è la vita dell'uomo, ma non dobbiamo lamentarci, perché ci darebbero la coglionella, no? la presa in giro, cordon del fiotto, lamentarsi. E l'ha scritto Leopardi, no? Io mai mi sono lamentato, mai mi sono inginocchiato, mai ho chiesto perdono per tutto quello che mi è successo e quello che mi succede. Allora, allegramente, come si dice, che cos'è l'allegria? Che cosa si può fare per cercare di sopravvivere? Lo dice Leopardi, lo dice Belli, una possibile soluzione è quella del ridere dei mali comuni. Zibaldone, 27 luglio 1821, Leopardi. A volere che il ridicolo primariamente giovi, secondariamente piaccia vivamente e durevolmente, cioè la sua continuazione non a noi, deve cadere sopra qualcosa di serio e di importante. Se il ridicolo cade sopra bagattelle e sopra, dirò quasi, lo stesso ridicolo, oltre che nulla giova, poco diletta e presto annoia. Quanto più la materia del ridicolo è seria, quanto più importa, tanto il ridicolo è più dilettevole anche per il contrasto, eccetera, eccetera. Nei miei dialoghi io cercherò di portare la commedia a quello che finora è stato proprio della tragedia, cioè i vizi dei grandi, i principi fondamentali delle calamità e della miseria umana, gli assurdi della politica,
le sconvenienze appartenenti alla morale universale e alla filosofia, l'andamento e lo spirito generale del secolo, la somma delle cose, della società, della civiltà presente, le disgrazie e le rivoluzioni e le condizioni del mondo, i vizi e le infamie non degli uomini ma dell'uomo, lo stato delle nazioni, eccetera. E credo che le armi del ridicolo, massime in questo ridicolissimo e freddissimo tempo, e anche per la loro natural forza, potranno giovare più di quelle della passione, dell'affetto, dell'immaginazione, dell'eloquenza, e anche più di quelle del ragionamento, benché oggi assai forti. Così a scuotere la mia povera patria e secolo, io mi troverò a aver impiegato le armi dell'affetto e dell'entusiasmo e dell'eloquenza e dell'immaginazione nella lirica e in quelle prose letterarie che io potrò scrivere. Le armi della ragione, della logica, della filosofia nei trattati filosofici che io dispongo e le armi del ridicolo nei dialoghi e novelle lucianee che io ho preparato. I dialoghi e le novelle lucianee che stava preparando erano le operette morali. Le armi del ridicolo, la operetta morale 20, dialogo di Timandro e di Eleandro, sentite cosa dice. Nessuna cosa credo sia più manifesta e palpabile che l'infelicità necessaria di tutti i viventi. Se questa infelicità non è vera, tutto è falso. E lasciamo pur questo e qualunque altro discorso. Se è vera, perché non mi ha da essere neppur lecito di dolermene apertamente e liberamente e dire io patisco? Ma se mi dolessi piangendo, e questa sia la terza causa che mi muove, darei noia non piccola agli altri e a me stesso e senza alcun frutto. Ridendo dei nostri mali trovo qualche conforto e procuro di recarne altrui nello stesso modo. Se questo non viene fatto, non mi viene fatto. Tengo pure per fermo che il ridere dei nostri mali sia l'unico profitto che se ne possa cavare, l'unico rimedio che vi si trovi. Dicono i poeti che la disperazione ha sempre nella bocca un sorriso. Non dovete pensare che io non compatisca all'infelicità umana, ma non potendovisi riparare con nessuna forza, nessuna arte, nessuna industria, nessun patto, stimo assai più degno dell'uomo e di una disperazione magnanima il ridere dei mali comuni, che il metterne a sospirare, lacrimare e stridere insieme con gli altri o incitandoli a fare altrettanto. In ultimo mi resta dire che io desidero quanto a voi e quanto qualunque altro il bene della mia specie in universale, ma non lo spero in nessun modo. Non mi so dilettare e pascere di certe buone aspettative, come vedo fare a molti filosofi in questo secolo. E la mia disperazione, per essere intera e continua, è fondata in un giudizio fermo e in una certezza, non mi lascia luogo a sogni e immaginazioni liete circa il futuro, né animo di intraprendere cosa alcuna per vedere di ridurle ad effetto. E questo è un testo che avrebbe tranquillamente potuto scrivere Belli. Forse l'abbiamo detta l'altra volta, la memoria di quello che dice l'andai a trovare da io giovane, lui anziano, e disse spero che siccome stava male Belli, spero che la prossima volta la troverò meglio, rispose il vocabolo speranza è assente dal mio dizionario. Eccolo, è identico. La disperazione, la non speranza. Di fronte a questa disperazione l'unica possibile via di fuga è ridere. Nel pensiero del 23 settembre 28 Leopardi scrive: chi ha il coraggio di ridere è padrone degli altri, come chi ha il coraggio di morire. Chi ha il coraggio di ridere è come chi ha il coraggio di morire. E Belli, 5 ottobre del 31, ha appena iniziato i sonetti
a scrivere i sonetti, scrive a Checco, Checco Spada, il suo amico carissimo, e gli dice: guarda, io mi è esplosa questa cosa, sto scrivendo questa cosa, e dice che cosa sarà, e sentite come conclude questa lettera che davvero potrebbe essere scritta da Leopardi. Checco mio, fra non molto ci riabbracceremo. Intanto ti fa precorrere la notizia che vengo carico di nuovi versi da plebe. Ne ho sino ad oggi in 153 sonetti, 66 dei quali scritti dopo la metà di settembre. Crescono. A guardarli tutti insieme e unendomi col pensiero quel di più che potrà uscire dai materiali già raccolti, mi pare di vedere che questa serie di poesie vada a prendere un aspetto di qualche cosa da poter forse davvero restare per un monumento di quello che è oggi la plebe di Roma. Non casta, non religiosa talvolta, sebbene devota e superstiziosa, apparirà la materia e la forma, ma il popolo è questo. E questo io ricopio, non per dare un modello, ma sì una traduzione di cosa già esistente e più lasciata senza miglioramento. A te, a Viagini, e in voi, agli amici di maggior mia confidenza, io darò a vedere gli ultimi lavori delle mie ore d'ozio, persuaso che la delicatezza e l'amicizia di entrambi non ne trarrà fuori che la sola lettura. Ne rideremo poi insieme e queste risa ci varranno a prepararci l'animo alle possibili sciagure che ci minaccino. 5 anni dopo, ad Amalia Bettini, il medesimo concetto. Ridiamo, carissima Amalia, già che a questo siamo qua giù condannati. Che le gioie dobbiamo fabbricarcele quasi tutte da noi, la spontaneità appartenendo pressoché esclusivamente al dolore. Davvero qua le due posizioni, Belle e Leopardi, davvero si intrecciano fortemente e si scambiano. Arriviamo al punto finale con la poesia finale di Leopardi. Io adesso ve lo confesso, ho approfittato della sua presenza e ce la sentiamo tutti insieme, cioè la ginestra. Il messaggio finale, il punto finale del percorso. Badate, vi rubo un minuto. Leopardi ha messo le sue poesie in un ordine, dunque c'è un ordine all'interno delle sue poesie, che ne so, il pessimismo individuale, il pessimismo storico, il pessimismo, le balle che ci hanno detto a scuola, ma in effetti una storia ce l'ha, e la ginestra sembra quasi una sorta di ribaltamento della prospettiva, quella che ci ha ricordato De Santis all'inizio, quel testo geniale di De Santis, una specie di ribaltamento, è funesta chi nasce il Dì Natale, proprio per questo dobbiamo vivere, e la ginestra è proprio questa, la ginestra è contenta dei deserti, badate le parole, contenta dei deserti, che vuol dire? Che si accontenta del deserto, che sa che quella è la sua storia, il suo destino, che sa che quella è la sua vita, dunque quella vita deve vivere e non può non vivere altro che quella vita. Qui il punto di incontro con Belli è stupefacente, stupefacente, sorridere come consolazione, come schema di comportamento umano, l'accettazione della disperazione come allegramente, già che ci siamo allegramente, come soluzione, è soluzione, pare facile, è soluzione, pare facile, ma diciamo come prospettiva di soluzione. Eccolo il punto d'incontro Belli-Leopardi. La ginestra è contenta dei deserti, le cose del mondo. 20 gennaio 1835, Belli scrive le seguenti cose. Vi devo dire, Belli non conosceva la ginestra. Lui legge il Leopardi del 31 e non c'era ancora la ginestra. La ginestra è stata pubblicata dopo il 35, dunque questo è proprio un incrocio vero e sostanziale. Per mormorare di Dio, fimi belli, è la consolazione degli sciocchi. Le sorte hanno dannato con i fragelli, chi è ricco e chi se gratta i bidocchi. Il Papa aiuterà i poverelli, un altro voglia caccerebbe l'occhi. Per mondo a cui si va, soggiugherelli, cose da niente, a fare dei baiocchi. Che serve a raccontarno a una le fortune dell'antri? So parole,
nessuno è sazio della sua fortuna, fremma e tempo, e non sempre si digiuna. E quando che la notte non c'è sole, contentamosi allora della luna. C'è la stessa parola, c'è la stessa parola, contentamosi. La ginestra è contenta dei deserti, il parlante belliano si accontenta della luna quando non c'è più il sole. Ultimo sonetto di Belli, 21 febbraio 1849, specie miracolo. Belli sono 2 anni che non scrive più, ha chiuso la sua fase, sta arrivando la Repubblica, una tragedia presso all'altra. Cristina Ferretti, fidanzata di suo figlio Ciro, l'invita a cena e lui c'ha un ciamorro da somaro, cioè c'ha raffreddato e perciò non ci va. Ma sentite come dice che non ci può andare, come accetta questa malattia che gli impedisce di andare, come questo sonetto che per combinazione è l'ultimo, mentre la ginestra è l'ultima, ahimè. Poi perché Leopardi è morto, sia chiaro, perché di sicuro avrebbe scritto altro, ma c'è un percorso, qui non c'è un percorso, per combinazione è l'ultima, ma neanche a farla apposta, qui proprio l'indicazione è esattamente sempre questa, questo è il destino degli uomini, questo è il percorso che possiamo fare, dunque possiamo solo lasciare il monumento di se stessi o il canto di se stessi. Il concetto è assolutamente identico. Sora Cristina mia. Sora Cristina mia, per un caso raro, io povero cristiano battezzato, senza vecce né colpa né peccato, mi è venuto un ciamorro da somaro. Ringraziate il Dio, l'ho proprio a caro, e me lo godo tutto arinnicchiato su sto miletto sporco e inciabrugliato come un San Giobbe in mezzo al Monnezzaro. Che ci volemo fare? Niente paura, tante e tanto le sorte so tua sole, prento o fora, o in figura o in sepoltura. E a che servono poi tante parole? Pacienza o rabbia, sinché il freddo dura, staremo in cianche quando scotta il sole. Pazienza o rabbia, queste sono le due possibili soluzioni, ma tanto questo è che dovremmo fare, quindi inutile che ci facciamo, ci lamentiamo, perché il don del fiotto non serve a niente, si fa soltanto prendere in giro dalle altre persone. E allora, il percorso è questo, la sintonia c'è assolutamente fra questi due giganti della poesia, fra queste due eccezioni della poesia italiana. Lasciamo ovviamente la parola a chiudere a Giacomo Leopardi, La ginestra, opera molto complessa, come sapete, anche per i vari momenti, per il ragionamento che c'è dentro, una poesia tutta proprio intorno a una sorta di riepilogo della storia del mondo, che parte di nuovo leopardianamente o bellianamente, da una cosa concreta, pratica. Lui si affaccia e vede la ginestra e comincia a pensare, e comincia a pensare, è sempre una ginestra, e alla fine torna la ginestra, il pensiero vola, cammina, torna indietro, va avanti, attraversa le epoche e attraversa tutte le varie posizioni. La polemica contro il secolo superbo e sciocco, contro gli ottimismi, le illusioni ottimiste del pensiero romantico, del pensiero religioso, eccetera. Ah, vieni qua, vedi quanto ci vuole bene Dio, quanto ci vuole bene la natura, basta un soffio della natura e noi spariamo dal mondo, dalla vita per sempre. Dunque l'uomo che è poveretto, un povero stato, membra inferme, però il vero uomo è colui che non si piega, non si pente, poi di che cosa non si sa, non arroga chissà quali diritti, ma accetta il male che ci fu dato in sorte,
accetta il male che ci fu dato in sorte. Poi di nuovo, come il pastore, guarda, apre lo sguardo. Io credo che questa cosa l'abbiamo fatta tutti, no? Apri lo sguardo, insomma, a colpo d'occhio pare che ci sono 500 miliardi di di sistemi solari, tipo la Via Lattea, non sistemi solari, di galassie. Ogni galassia sembra che ci abbia 500 miliardi di sistemi solari. Ma di che stiamo a parlare? Ma che state a dire? Ma che siete matti? 500 miliardi per 500 miliardi? Ma io che sono? Ma che è questa infinitimissima cosa che è l'uomo, che invece dice tutto è fatto per me, tutto è costruito per me, la presunzione della religione o dell'ottimismo a tutti i costi. Poi torna a guardare quello che c'è intorno, torna a ragionare sulla paura che ancora fa e alla fine ecco il comportamento vero è quello della lenta ginestra, che la vita perciò va accettata com'è e la scelta che compie la ginestra nei confronti di questa enormità. Qui, sull'arida schiena del formidabile monte Sterminator Desevo, la qual null'altro allegra arbor nel fiore, tuoi cespi solitari intorno spargi, odorata ginestra, contenta dei deserti. Anco ti vidi dei tuoi steli abbellir l'erme contrade che cingon la cittade, la qual fu donna dei mortali un tempo, e del perduto impero par che col grave e taciturno aspetto facciam fede e ricordo al passeggero. Or ti ribecco in questo suol, di tristi lochi e dal mondo abbandonati, amante, ed afflitte fortune ogni or compagna. Questi campi cosparsi di cenere infeconde e ricoperti dell'impietrata lava che sotto i passi al peregrin risona, dove s'annida e si contorce al sole la serpe e dove al noto cavernoso covil torna il coniglio, fur liete ville e colti e biondeggiar di spiche e risonaro di mugito d'armenti, fur giardini e palagi agli ozi dei potenti gradito ospizio, e fu città famose che coi torrenti suoi l'altero monte dall'igni a bocca fulminando oppresse con gli abitanti insieme. Or tutto intorno una ruina involve dove tu siedi, o fior gentile, e quasi i danni altrui commiserando al cielo di dolcissimo odor mandi un profumo che il deserto consola. A queste piagge venga colui che d'esaltar con lode il nostro stato ha in uso, e vecca quanto è il gener nostro in cura all'amante natura, e la possanza qui con giusta misura anco estimar potrà dell'uman sene cui la dura nutrice o venei menteme con lieve moto in un momento annulla in parte e può con moti poco men lievi ancor subitamente annichilare in tutto. Dipinte in queste rive son dell'umana gente le magnifiche sorti e progressive. Qui mira e qui ti specchia secol superbo e sciocco che il callo insino allora dal risorto pensier segnato innanti abbandonasti, e volti addietro i passi del ritornar ti vanti e proceder il chiami. Al tuo pargoleggiar gli ingegni tutti di cui lor sorte rea padre ti fece vanno adulando ancora che all'udibrio talora t'abbian fra sé. Non io con tal vergogna scenderò sotterra, ma il disprezzo piuttosto
che si serva di te nel petto mio, mostrato avrò quanto si possa aperto, bench'io sappia che oblio premeti troppo all'età propria increbe. Di questo mal che te come fia comune assai finor mi rido. Libertà vai sognando, e serva un tempo vuoi di nuovo il pensiero so per cui sorgemmo dalla barbaria in parte, e per cui solo si cresce in civiltà che sola in meglio guida i pubblici fatti. Così ti spiacco il vero dell'aspra sorte, del depresso loco che natura si die. Per questo il tergo vigliaccamente rivolgesti al lume che il fe palese, e fuggitivo appelli vil chi lui segue, e solo magnanimo colui che se schernendo con gli altri, astuto o folle, fin sopra gli astri il mortal grado estolle. Uom di povero stato e membra inferme, che sia dell'alma generoso e in alto, non chiama se ne stima ricco d'or né gagliardo, e di splendida vita o di valente persona in fra la gente non fa risibil mostra. Ma se di forza e di tesoro mendico lascia parere senza vergogna, e noma parlando apertamente di sue cose fa stima al vero uguale, magnanimo animale non credo io già, ma stolto quel che è nato a perir, nutrito in pene, dice a goder son fatto, e di fetido orgoglio empie le carte, eccelsi fati e nove felicità, quali il ciel tuttora ignora, non pur che scorbe, promettendo in terra popoli che un'onda di mar commosso, un fiato d'aula maligna, un sotterraneo crollo distrugge, sì che avanza a gran pena di lor la rimembranza. Nobile natura è quella che a sollevar s'ardisce gli occhi mortali incontra al comun fato, e che con franca lingua, nulla al verde traendo, confessa il mal che ci fu dato in sorte, e il basso stato e frale, quella che grande e forte mostra sé nel soffrir, negli odi e l'ire fraterne, ancor più gravi d'ogni altro danno, accresce alle miserie sue l'uomo incolpando del suo dolore, ma dà la colpa a quella che veramente è rea, che dei mortali madre di parto e di voler matrigna. Costei chiama inimica, e incontro a questa, congiunta esser pensando, siccome è il vero ed ordinata in briglia d'umana compagnia, tutti fra sé confederati estima gli uomini, e tutti abbraccia con vero amore, porgendo valide e pronte ed aspettando aita negli alterni perigli e nelle angosce della guerra comune. E alle offese dell'uomo armar la destra, e laccio porre al vicino ed inciampo stolto, crede così, qual fora in campo cinto d'oste contrarie, in sul più vivo incalzar degli assalti, gli inimici obliando, acerbe gare imprender con gli amici, e sparger fuga e fulminar col brando in fra i propri guerrieri. Così fatti i pensieri, quando fie come fur palesi al volgo, e quell'orror che primo contra l'empia natura strinse mortali in social catena, fia ricondotto in parte da verace saper, l'onesto e il retto conversar cittadino, e giustizia e pietade, altra radice avranno, allor che non superbe fole, ove fondata probità del volgo così star suole in piede, quale star può chi ha orror nella sede. Sovente in queste rive che desolate a bruno veste il frutto indurato e par che ondeggi secco la notte, e sulla mesta landa in purissimo azzurro veggo dall'alto fiammeggiar le stelle, cui di lontan fa specchio il mare e tutto di scintille in giro per lo voto seren brillare il mondo. E poi che gli occhi a quelle luci appunto,
che allora sembrano un punto e sono immense, in guisa che un punto appetta all'orso, in terra e mare, veracemente, a cui l'uomo non pur, ma questo globo, ove l'uomo è nulla, sconosciuto e del tutto. E quando miro quegli ancor più senza alcun fin remoti nodi, quasi di stelle, che a noi paiono qual nebbia, a cui non l'uomo e non la terra sol, ma tutte in uno, del numero infinite, della mole, con l'aureo sole insieme, le nostre stelle o sono ignote, o così paiono come essi alla terra, un punto di luce nebulosa, al pensier mio, che sempre allora o prole dell'uomo. E rimembrando il tuo stato qua giù, di cui fa segno il suol ch'io premo, e poi dall'altra parte che te, signora, infine credi tu data al tutto, e quante volte favoleggiarti piacque in questo oscuro granel di sabbia, il qual di terra al nome per tua cagione, dell'universe cose scender gli autori e conversar sovente coi tuoi piacevolmente, e che i derisi sogni rinnovellando ai saggi insulta fin la presente età, che in conoscenza ed in civile costume sembra tutte avanzar, qual moto allora mortal prole infelice o qual pensiero verso te finalmente il cor m'assale, non so se il riso o la pietà prevale. Come d'arbor cadendo un picciol pomo, cui là nel tardo autunno maturità senz'altra forza atterra, d'un popol di formiche, dolci alberghi cavati in molle gleba, con gran lavoro e l'opre, le ricchezze che adunate a prova, col lungo affaticar, l'assidua gente avea provvidamente al tempo estivo, schiaccia, diserta e copre in un punto, così dall'alto piombando, dall'utero tonante scagliata al ciel, profondo di ceneri e di pomici e di sassi, notte e ruina infusa di bollenti ruscelli, o pel montano fianco furiosa tra l'erba di liquefatti massi e di metalli ed infocata arena, scendendo immensa piena le città di che il mar là sull'estremo nido aspergea, confuse e infranse e ricoperse in pochi istanti. Onde su quelle orpasce la capra, e città nuove sorgono dall'altra banda, a cui scalpello sono le sepolte, e le prostrate mura, l'alto monte al suo piede quasi calpesta, non ha natura, al seme dell'uomo più stima o cura che alla formica, e se più rara in quello che nell'altra è la strage, non avviene ciò d'altronde, fuor che l'uomo sue prosapie a men feconde. Ben 1800 anni varcar poiché spariro oppressi dall'ignea forza i popolati secci, e il villanello intento ai vigneti che a stento in questi campi nutre la morta zolla incenerita, ancor leva lo sguardo sospettoso alla vetta fatale, che nulla mai fatta più unite, ancor siede tremenda, ancor minaccia a lui strage, ai figli e agli averi loro poverelli. E spesso il meschino in sul tetto dell'ostel villereccio, alla vagante aura giacendo tutta notte insonne e balzando più volte, esplora il corso del temuto bollor che si riversa dall'inesausto grembo sull'arenoso dorso a cui riluce di Capri la marina e di Napoli e il porto e Mergellina. E se appressar lo vede, o se nel cupo del domestico pozzo di mai l'acqua fervendo gorgogliar, desta i figlioli, desta la moglie in fretta e via, con quanto di lor cose rapir posson, fuggendo, vede lontano l'usato suo nido e il picciolo campo che gli fu dalla fame unico schermo, preda al flutto rovente,
che crepitando giunge e inesorato durabilmente sopra quei si spiega. Torna il celeste raggio, dopo l'antica oblivione l'estinta Pompei, come sepolto scheletro, cui di terra avarizia o pietà rende all'aperto. E dal deserto foro, delitto in fra le fila dei mozzi colonnati, il peregrino lunge contempla il bipartito giogo e la cresta fumante che alla sparsa ruina ancor minaccia. E nell'orror della segreta notte, per li vacui teatri, per i templi deformi e per le rotte case ove i parti il pipistrello asconde, come sinistra face che per volti palagi adra s'aggiri, corre il baglior della funerea lava, che di lontan per l'ombre rosseggia e i lochi intorno intorno tinge. Così dell'uomo ignara e delle etadi che i chiama antiche e del seguir che fanno dopo gli avi nepoti, sta in natura ognor perde, anzi procede per sì lungo cammino che sembra stare. Caggiono i regni, intanto, passan genti e linguaggi, ella non vede, e l'uom d'eternità s'arroga il vanto. E tu, lenta ginestra, che di selve odorate queste campagne dispogliate adorni, anche tu presto alla crudel possanza soccomberrai del sotterraneo fuoco, che ritornando al loco già noto stenderà l'avaro lembo su tue molli foreste, e piegherai sotto il fascio mortal non renitente il tuo capo innocente, ma non piegato insino allora in darno codardamente supplicando innanzi al futuro oppressor, ma non eretto con forsenato orgoglio inver le stelle né sul deserto dove è la sede e i natali non per volere ma per fortuna avesti. Ma più saggia, ma tanto meno inferma dell'uomo, quanto le frali tue stirpe non credesti, o dal fato o da te fatte immortali.